Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi volevo fare questo video per rispondere alle domande più gettonate che mi vengono fatte nell'ultimo periodo e le ho raccolte e mi sono detta rispondo tutto in un video, perché molto spesso quando magari rispondo a qualche commento poi comunque la stessa domanda mi viene fatta altre mille volte perché non tutti vedono la mia risposta a quel commento, quindi preferisco raccoglierle tutte in un video e rispondere a mille domande in un'unica volta, appunto in un video. Spero si sia capito quello che voglio dire. Sì, ormai il nicolese lo parlate e sapete che io mi impapero, però il succo di quello che dico lo capite, questo mi fa piacere. Allora, iniziamo subito. Mi sono scritta le domande sul cellulare. Allora, la domanda più gettonata è: quando torni a casa tua e perché sei ancora lì in questo appartamento? Allora, non volendo parlare più della separazione, perché come vi avevo anticipato non volevo più parlare della separazione, non potendo entrare nei dettagli non posso effettivamente spiegarvi, però posso dirvi che nei prossimi mesi tornerò nel mio appartamento, tornerò a casa mia, non vedo l'ora, e quindi non dovrei stare ancora qui. Diciamo dopo le feste, forse febbraio, dovrei trasferirmi a casa mia e appunto sono super felice, non vedo l'ora e manca poco, ecco. Sono finalmente felice di aver risposto a questa domanda, anche se perché sono ancora lì, perché ci siamo messi d'accordo così, ragazzi, però insomma questo è quanto. Poi hai deciso se tornare a vivere in Olanda oppure no? Altra domanda super 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 gettonata, che tra l'altro mi fate anche quando mi incontrate per la strada. Allora, ho deciso che per il momento che sto qui, che sto in Italia, che rimango a Trieste e che per adesso va bene così. Risposta molto secca, però questo è quello che ho deciso. Allora, ti sei pentita di aver condiviso così tanto del tuo matrimonio e delle tue storie passate su YouTube? Allora, questa domanda è un po' complicata, perché quando le cose vanno male e quando c'è tanto gossip eccetera eccetera, no, certo mi viene da pensare: cavolo, però mi pento di aver condiviso così tanto di me, della mia vita, delle mie storie d'amore, perché alla fine, cioè, la vita è anche questo, no? Quindi avrei, se non avessi condiviso le mie storie e il mio matrimonio, non avrei condiviso una grossissima parte della mia vita. E in quei momenti mi viene da pensare: cavolo, potevo evitare, cavolo, me la sono cercata, cavolo, non dovevo parlare di questa persona, anche se poi alla fine loro stessi si sono sempre voluti mostrare molto, cioè nel senso che dava molto, cioè faceva molto piacere anche al mio ex marito e al mio ex fidanzato, se proprio vogliamo dirla così. Certo che in quei momenti mi sono un po' pentita, per dire, però in linea generale vi devo dire di no, perché il rapporto che io ho con chi mi segue, con la mia family, come mi piace chiamarla, con i miei follower, con voi, il rapporto che io ho con voi è com'è, anche perché io con voi ho condiviso tanto, perché non credo sarebbe stato lo stesso se io avessi tagliato fuori da YouTube e dai social una parte così grossa della mia vita, come è potuto essere il matrimonio, come la mia storia precedente che è stata lunghissima. Quindi avrei dovuto tagliare fuori talmente tanto delle mie giornate che alla fine, secondo me, non sarebbe stato uguale, cioè non avrei il rapporto che ho adesso con chi mi segue. Ma e io stessa ho sempre voluto condividere tutto, perché uno, perché voglio essere super vicino ai miei follower e voglio che si possano immedesimare in me, perché magari i problemi, le difficoltà che io ho ogni giorno le hanno anche loro, cioè le avete anche voi. E due, perché comunque non ho niente da nascondere a nessuno, tantomeno alla mia family, e quindi mi ha sempre fatto piacere. Ovviamente condividendo i momenti belli, poi devo, tra virgolette, condividere anche i momenti brutti, i momenti più difficili. Però non ci vedo niente di strano, non ci vedo niente di male. Certo che per me a volte può essere stato difficile filmare qualche video, può essere stato difficile
parlarvi di certi argomenti, però in linea di massima non mi pento di nulla, perché tutto quello che c'è adesso c'è perché io ho fatto quello che ho fatto, cioè perché ho condiviso quello che ho condiviso, e quindi no, non mi pento di nulla. È successo ovviamente in alcuni momenti che ho detto cavolo, potevo evitare, no? Però no, sinceramente assolutamente no. E altra domanda che mi viene fatta è: parlerai ancora della tua vita privata in futuro, cioè eventuali ragazzi eccetera, hai deciso di lasciarli fuori da YouTube e dai social, sì o no? Allora, vi devo dire la verità, ci ho pensato e non ci ho pensato a questa cosa, perché magari, cioè, in questo momento non riesco proprio a pensare con così tanta con così tanta facilità. Però vi devo dire che ci ho pensato a magari chi sui social allora, ho pensato che magari chi non condivide tutto sui social come ho fatto io magari la vive meglio. Ho pensato che forse è il caso che da adesso in poi io non condivida più così tanto eccetera eccetera, però vi devo dire la verità, non sarei io, cioè io sono fatta così, io nei video parlo come se parlassi alla mia migliore amica, non ho mai nascosto niente, non riesco a farlo, cioè qualsiasi cosa io la condivido, e per questo vengo criticata così tanto, no ma questo dovevi condividerlo, ma questo no, perché no? Io condivido tutto indipendentemente, ho sempre fatto così da quando ho iniziato su YouTube e continuerò a farlo, non penso che lascerò mai, anzi non lascerò mai la mia vita privata fuori dai social, perché i social sono io e io sono la mia vita privata, cioè non so come spiegarlo bene, non potrei mai pensare di fare video qui davanti alla videocamera degli argomenti più disparati, come magari di trucco o video che fanno un po' più sorridere eccetera, o magari filmare i vlog, però magari lasciare fuori tutta una parte delle mie giornate in cui magari ci sarà un'altra persona, cioè per me non è fattibile assolutamente, non riuscirei mai a filmo questo sì ma quello no, questo sì ma quello no, a parte che finirei per filmare comunque, perché cioè io non so farlo, non so tagliare fuori determinate cose e non sarebbe naturale per me, quindi no, io condividerò sempre tutto di me nel bene e nel male, e spero insomma possa far piacere, perché a volte non è facile, ma è quello che mi sento di fare e che farò, che continuerò a fare. Poi un'altra domanda che mi viene fatta ultimamente è: ma farai ancora video sul make up perché ne fai pochi? Allora, questo è uno dei motivi per cui io ho cambiato nome, sì lo so, continuo a toccarmi i capelli, dovrei smetterla di guardarmi nel monitor della videocamera perché continuo a sistemarmeli. Allora, uno dei motivi per cui ho cambiato nome al canale è perché, e ho messo il mio nome e cognome, è perché i miei video non sono solo di make up, continueranno sempre ad essere anche di make up, questo significa che in un video ogni tanto, come ho fatto il video sui preferiti di make up del 2018, continuerò sempre ad inserire make up, perché questa è la passione che vi ha fatto aprire il canale, è una passione che continuo sempre ad avere, e quindi non potrei non condividere anche il trucco, il make up, la bellezza sul mio canale, e sarà sempre un tema centrale del mio canale. Però come ben sapete mi piace fare vlog, mi piace fare anche altre tipologie di video che non sempre, non necessariamente rispecchiano il mondo della bellezza, quindi continuerò sempre a fare video sul make up, assolutamente sì, però sul mio canale come potete vedere c'è e ci sarà sempre anche molto altro, insomma quello che mi passa per la testa, proprio per questo che mi piace avere un canale. Cioè, il mio canale, io posso gestirlo come voglio, posso caricare quello che voglio, posso parlare come voglio con la mia family, non c'è nessun intermediario, nessuno che cura i miei canali, nessuno che mi edita i video, per dire, nessuno assolutamente, ed è proprio questo che mi piace, cioè, posso fare quello che mi va, quello che mi sento di fare, quindi se un giorno mi sento di parlare di make-up, parlo di make-up, altrimenti parlo di tutt'altro, insomma, magari vi faccio vedere la mia giornata, ecco. Poi mi viene chiesto tantissimo come sta Gatto Denver, come per via della questione dei denti, eccetera. Come sapete ha subito un'anestesia totale e gli hanno rimosso il canino, e, cioè uno dei canini, e
ha perso anche altri dentini perché purtroppo soffre di una brutta forma di gengivite e soffre di denti, tra virgolette, cioè gli vengono le carie, gli viene il tartaro molto molto facilmente. È andato tutto bene, sta bene adesso, anzi sta benissimo, continua a gridare, miagolare, mangia, è sempre ciccione, è a forma di pera, quindi non vi preoccupate, sta bene, però appunto è senza un canino e quando miagola si vede che è solo un canino, fa un po' ridere. Poi gli mancano anche alcuni incisivi sia sopra che sotto, purtroppo è delicatissimo di denti e adesso devo spazzolargli i denti con lo spazzolino apposito perché altrimenti gli viene il tartaro, eccetera eccetera eccetera, e devo riportarlo dalla veterinaria. Lei mi ha detto o un po' prima di Natale o un po' dopo, quindi penso che, visto che adesso sta molto molto bene, i denti sono ancora puliti, penso che lo porterò appena dopo Natale, subito dopo Natale, dopo il 6 gennaio, insomma. Altra domanda super 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 gettonata è: quando puoi svelarci il mega progetto con Benefit? Allora, non posso svelarvi ancora niente e lo sapete, ma saprete tutto, ragazzi, nell'arco di un mese. Nell'arco di un mese sapete tutto, quindi manca veramente pochissimissimissimissimo. Inizierò con un teasing, non appena mi diranno che posso svelarvi qualche cosina lo farò, però tra un mese saprete tutto, quindi si tratta veramente di aspettare ancora poco 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 poco, poco e saprete tutto quanto, e spero tanto che sarete felici per me. Spero tanto che questo progetto vi piacerà, spero che mi supporterete anche in questo viaggio, perché mi avete supportato in talmente tanti progetti nell'arco della mia carriera, nell'arco della mia nascita e crescita su YouTube, che spero, spero davvero che mi supporterete anche in questo, perché per me è super super importante. E poi altra domanda che mi fate tantissimo è: com'è tornare a vivere da sola? Allora, vi devo dire la verità, per me, io sono sempre stata, voi lo sapete, sono sempre stata una persona molto indipendente e quindi non ho mai dipeso, si dice? Oh mio Dio, mi sta venendo un dubbio, sapete quando pensate a una parola e dite cavolo, ma esiste questa parola? Non ho mai dipeso da nessuno, non sono mai stata dipendente da nessuno per niente, quindi è difficile, nel senso che certo senti, come dire, la mancanza di un'altra persona e la casa è più silenziosa eccetera, però nel senso pratico non è poi così strano, perché sono sempre stata abituata a fare le cose da sola e a prendermi cura di me stessa e a sbrigarmela da sola, tra virgolette, ad arrangiarmi e a pensare a me stessa e a prendermi cura di me stessa, quindi potrei dire che sì, da un lato è strano, ma da un altro lato non mi pesa poi così tanto, anzi. E penso che questo sia tutto per il video di oggi, ho risposto super velocemente perché tipo la mia batteria sta lampeggiando, perché ho filmato due video uno dopo l'altro e ovviamente la mia batteria non ce la fa più, quindi spero vi sia piaciuto questo video, spero di aver risposto a molte delle vostre domande, ma so che è così perché queste domande negli ultimi mesi mi vengono fatte a ripetizione, quindi spero di aver esaudito un po' la vostra curiosità, ma comunque scrivetemi nei commenti se avete altre domande e io farò un altro Nicole risponde e risponderò alle vostre domande. E niente, mia family, noi ci vediamo, ricordatevi, io domenica parto per i Paesi Bassi, vado da Demelza e tornerò, sto via una settimana, mi sa che torno sabato, tipo nella notte tra venerdì e sabato, una roba del genere, quindi sto via una settimana e per una settimana non caricherò video, scusatemi, mi mancherete tantissimo anche voi, ma voglio stare un po' senza videocamera, computer, eccetera, voi mi mancate, però mi riposerò un po', ecco, questo è quanto, ma sappiate che mi mancherete tantissimo come al solito e non appena rientro ovviamente preparatevi una super sfilza di video, ok? Tra l'altro c'è anche Gatta Stellino, non so se l'avete vista passeggiare, che non c'è mai lei qui, però oggi è venuta a trovarci. Quindi mia family, noi ci vediamo non la prossima settimana, ma quella dopo. Vi mando un bacio grandioso, seguitemi sempre su Instagram perché lì sono sempre sempre attiva, trovate il link qua sotto nel box informazioni e un sacco di giveaway, 2 giveaway attivi e un sacco di giveaway ancora in arrivo per voi, quindi non fatevi scappare tutti i regali che ho per voi e... grazie gatta, sta cercando di sabotare il video, questo è quanto, bacio grande, ciao!